difficile avere il sostegno economico per poter portare avanti questo tipo di progetto. Pensi che sia una situazione tipicamente italiana o... Ci sono situazioni molto diverse in giro per il mondo, per carità. E io, conoscendo quella italiana, dico, in Italia si fa molta fatica a portare avanti dei progetti seriamente. E per serio intendo dire proprio con una continuità. Io non voglio a questo punto, ovviamente, non è nemmeno questa la sede per entrare nel merito prettamente economico della questione, però come riuscite poi alla fine a superare questa difficoltà, questo gap che c'è con insomma, il sovvenzionamento oppure la distribuzione maggiore dello spettacolo? Allora, abbiamo la fortuna di fare un tipo di lavoro che ha un appeal molto forte con il pubblico, che ha un linguaggio diretto, che coinvolge. Per cui riusciamo ad alternare il lavoro teatrale da lavori legati a grandi eventi, legati a cose, come dire, a eventi più commerciali e non teatrali. Fortunatamente, potendo portare il nostro lavoro anche lì, Quindi senza andare senza a andare a stravolgerlo, svilire o no, il lavoro anzi, oppure avendo la possibilità delle anche di realizzare delle cose. sperimentazioni Sì, delle magari. cose apposta per degli E questo eventi che poi diciamo è diventano magari il canovaccio, Sono la riuscita. struttura per. Senti, invece lasciamo stare allora il vil denaro a questo Sì, punto, se no le ci lentinote. invilisce appunto, ci svilisce. E vogliamo altro. Se gli uomini potessero volare, le porte sarebbero finestre e le persone camminerebbero nei loro sogni. Ti dice qualcosa? È una bella visione E cioè? e mi porta anche ai nostri. Ecco, guarda, basta che dici una parola e noi la facciamo apparire. Con un po' di Livingston. pazienza. Esatto. Con un po' di pazienza. Sono certo che si abbassa l'audio, magari se si toglie tutto, però le immagini restano, diciamolo, Livingston, che cosa ha rappresentato per il Cataclò nel 2005, se non sbaglio, eh? Esattamente. È stato un passaggio fondamentale. Siamo passati a raccontare in modo esplicito una storia, per cui è stata una prova importante che poi ha dato il via a un cambiamento globale di Cataclò, verso appunto quello che dicevamo Da anche esibizione a drammaturgia alla vera e drammaturgia propria, vera e a propria, al racconto. racconto e all'interpretazione. Allora, siamo alla parte finale. Eleonora, quanti minuti? Non vedo. Non vedo.
Perfetto, adesso sento 1,5 e questo è un disastro, perché in 1,5 dovremmo dire tantissime cose, quasi la paralisi a questo punto. Intanto noto che i ragazzi sono proprio estremamente disciplinati, sono quasi assenti, non so se perché sono addormentati o perché sono... perché sono incantati dal video. Bene, allora io qui avrei una serie di stimoli, intanto i saluti e ringraziamenti, perché se no non li voglio dire di fretta ma con calma. Allora, Daniela Bogo, responsabile di produzione, che oggi non c'è ma ci ha sempre assistito. Jessica Gandini, che invece è lì, assistente alla direzione artistica, e Mara Gaudenzi, ufficio stampa. Poi gli orari, vabbè, li vedete, lunedì alle 23.35, giovedì alle 17.05, alle 18, domenica alle 17.50. E io vi voglio lasciare con una serie di citazioni. Voi scegliete quella che vi piace, io ve le leggo. Quella che vi piace la votate, insomma, ve la serbate nel vostro cuore. Sono naturalmente citazioni che riguardano comunque il vostro mondo. Una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta. Non dico di chi è, poi ve l'andate a scoprire se vi piace. La pazienza è ciò che nell'uomo più somiglia al procedimento che la natura usa nelle sue creazioni. Poi, l'ideale assoluto dell'attore deve essere quello di diventare una tastiera, uno strumento meravigliosamente accordato che l'autore suonerà a suo piacimento. C'è qualcuna che vi piace in particolare? Ma a me ha risuonato molto la pazienza, perché ormai viviamo in un mondo talmente rapido e di fretta che difficilmente ci si sofferma sulle cose, come la natura fa, ci insegna a fare. Allora, io vi saluto adesso con un'ultima citazione che vi svelo anche di chi è, e di Albert Einstein, che ha detto: i ballerini sono gli atleti di Dio. È uno scienziato in tutti i sensi. La mia forma di chiusura è che il teatro non sopravviva ma viva. Grazie. Un applauso a voi. Ogni mattina.
la Santa Messa su Sat 2000.